Ciao a tutti. Ciao a tutti, eccoci qui, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. In studio Antonella Gadeli. E in studio il nostro chef Nicola Vizzarri. Bene. Oggi cosa ci fai di buono? Oggi faremo un roast beef in crosta di sale. È buono. Va bene? E accompagneremo il tutto con dei broccoli appena scottati in acqua, sale e olio. Mai fatto essere... io la carne col sale, così. Bene. Gli ingredienti sono polpa di manzo, quindi parte del controfiletto, erbette aromatiche all'oro, rosmarino, timo, broccoli, sale grosso e olio extravergine di oliva. Andiamo con la preparazione? Sì. Bene. Allora, andiamo a profumare prima la carne, no? Con le verdure, le erbette aromatiche, sì, rosmarino, all'oro, un po' di timo. Un piatto estremamente facile, sì, non richiede una grande degli preparazione. Che sono pochi. Andiamo più spediti. Il piano è in Decton, quindi non si fa niente. Mi raccomando, quando si adopera il coltello, le sì, mani sì. sempre io così, vedo in modo già. Da non... Vedi che sto questo attenta. Che comanda. Però questo è mai così, è così. Vero, è vero. Sempre un po' così la tecnica di... Lo sai che a casa sto facendo le prove io. È solo di appoggiare. Poi questo sì, sì. è l'altra mano che guida, no? Costello è sempre le nostre un'arma. Erbette e ci passiamo la nostra carne. Questa è la bella, vedi, profumata. Ecco qui. La mettiamo qua. Possiamo anche, quello che avanza, che non attacca, metterla nel sale. Nel sale, sì. Una cosa molto importante è quando facciamo sia i pesci al sale, che possono fare anche... si possono fare i pesci a sale, la carne a sale, di mettere un po' di acqua nel sale. Nel sale per umidificarla, in modo che in cottura l'acqua evapora e si crea il blocco, se no avremmo questo sale che ci va un po' dappertutto, ah, sì. quindi si forma questa crosta di sale senza aggiungere albume, che a me non piace, infatti, sì, sale sì. e un po' di acqua. Sì. Andiamo si un attimo già. A... pure questo sale è bello aromatico, no? Stendiamo un centimetro e mezzo di base, adagiamo la nostra carne così e poi non faremo altro che ricoprirla, no? Sì, sì, però sì, la carne fare... non l'ho mai fatta, sì, qua viene bello, quella carne di manzo è più pregiata, quindi ecco qua, diamo un'altra di compattezza, adoperiamo la parte del controfiletto dissossato, ovviamente mettiamo in forno preriscaldato a 180 gradi per una 25ina di minuti dovremmo farci, poi dipende anche un po' dall'altezza della carne, la no? carne però sì. una carne di un palmo, diciamo, alta ci vorrà 25-30 minuti, poi dipende anche dal forno, da tante cose. Però noi una 25ina di minuti la andiamo a mettere, poi andiamo a vedere un po' in cottura com'è. Mettiamo in forno preriscaldato. Eccoci qua. A posto. Attendiamo i nostri minuti. Nel frattempo mettiamo a cucinare i nostri broccoli in acqua bollente. Poi ci facciamo l'essi? Sì. È bello accompagnare. A me piace la il brocco. La verdura è sì, buona, sì. Con la verdura. Però non deve essere né fritta né ripassata. No, mi piace al naturale. Abbiamo una carne al naturale e continuiamo con, una con un contorno al naturale. Bello sale, olio, l'acqua bolle. Mettiamo qui i nostri broccoli. 5-7 minuti. Attendiamo la cottura dei broccoli e della carne. Antonella, i nostri broccoli sono già stati lessati, adesso togliamo un attimo la carne dal, sì, dal forno. Forno. Vedi come si è bello già, senti che profumo che dà, si è già anche, senti. Mamma mia. Mi raccomando poi la funzione pirolitica, sì, sì. anche se abbiamo Facciamo profumato dopo. Il tutto. Così. Puliamo e igienizziamo. Si è alzato un il sale, va? Sì, sì.
di sale. Vedi com'è rimasto tutto un blocco? Sì, sì, è vero. Mettiamo un po' di sale. Ma filo d'olio extravergine di oliva. Quando sì. Viene messa così, vero? Per i broccoli, sì. Poi vedi, basta fare un po' così e abbiamo il nostro zoccolo di sale. Bene. Quindi togliamo la nostra carne. Eccola qui. Lasciamo un attimo riposare qualche minuto. Mi dai un forchettone? Sì. Andiamo a tagliare la carne. Io faccio così, no? Per avere... Metto... E poi vado piano piano, no? Per farle... Guarda, che bello. Che bello. Ah, proprio come doveva venire, no? Quindi 25-30 minuti, Mm-hmm. Guarda, è bello. Deve fare un po' di sangue. Non deve rimanere proprio cruda, ma rosa. Abbiamo la nostra, vedi? Profumatissima. Si queste sente. Erbette, poi l'alloro, rosmarino, timo, sprigionano un profumo e un sapore. Eccoci qua, andiamo a comporre il nostro piatto. Ecco qua. Mettiamo un po' di... Direi che è cotto al punto giusto, proprio come deve essere cotta. Poi, a chi non piace può comunque lasciarlo qualche 5-10 minuti in più. Però questa è la cottura non proprio al sangue, ma vedi? Abbiniamo i nostri broccoli che vanno a preziosire ed esaltare il gusto. Io qui una macinatina di pepe ci sta bene, è un'irrorata di olio extravergine di oliva. Bellissimo. Il piatto è semplice, sì, ma sì, nello stesso tempo gustosissimo. Buon appetito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questa rete. Ciao a tutti. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, DS Service.